No, vabbè, sicuramente come è stato detto, il Cesena non merita questa classifica perché credo è una delle squadre più, diciamo, a nomi più forti del campionato, quindi sicuramente non merita questa classifica. Sono una squadra molto forte, molto organizzata, però per me niente è impossibile. Quindi noi prepareremo bene la partita e cercheremo di affrontarla al meglio a viso aperto. Ma sicuramente non è stato un momento facile perché comunque non giocare non è mai bello, però sapevo che prima o poi arrivasse il mio momento perché comunque mi stavo allenando bene, il mister comunque mi continuava a dar fiducia anche non facendomi giocare negli allenamenti, si vedeva che teneva molto a me e alla mia persona, ci teneva a farmi migliorare molto e credo che diciamo, l'ambientamento che c'è stato di un po' di mesi mi ha aiutato ad arrivare pronto quando è stato il momento di giocare. Ciao Marco, l'ambientamento è servito anche per il nuovo modulo, dove sei arrivato per giocare in una difesa a 3, ora sei centrale, spiegaci anche meglio quali sono le tue caratteristiche. No, vabbè, per me è indifferente, cioè, giocare a 3 o giocare a 4 non cambia molto, diciamo. Sicuramente ero arrivato per giocare una difesa a 3 che ci giocavo da molto tempo, erano 2-3 anni che giocavo difesa a 3, poi il cambiamento a 4, diciamo, comunque è il tempo di riabituarmi, però credo che un ragazzo che fa, diciamo, il nostro lavoro deve adattarsi a tutto, perché comunque non parlo solo di difensori, ma comunque anche i centrocampisti e attaccanti non possono fare solo un ruolo. Dobbiamo adattarsi perché i moduli sono tanti e diciamo, ad ogni partita si possono cambiare vari moduli, quindi un giocatore deve essere bravo in tutto, deve saper, diciamo, gestire i momenti e affrontare al meglio la partita. Marco, nelle prossime ore dovrebbe arrivare un punto di penalizzazione per l'Avellino per le vicende legate alla scorsa stagione, non a queste che non vi riguardano direttamente. La squadra come sta vivendo questo rigore che dovrebbe concretizzarsi presto? Ma dico la verità, io sta cosa non la sapevo perché queste cose noi di cose passate, di cose associate, teniamo fuori dallo spogliatoio, non sono cose che ci riguardano. Ti dico, da inizio campionato adesso ho visto la classifica una volta, 2 giornate fa, quindi ti dico che per me non è importante adesso, preferisco vederlo a dicembre e vedere in che posizione siamo. Normale che sappiamo che dobbiamo far punti perché non siamo messi benissimo in classifica, però questa cosa della penalizzazione sicuramente cambierà un pochino, ma dovrà essere ancora una cosa per spronarci, diciamo, per fare ancora meglio e per stare più tranquilli. Sì, sicuramente, vabbè. Diciamo, è la prima donna della mia vita, perché comunque è lei che mi ha cresciuto, anche se sono andato via di casa presto. Ho un legame molto stretto con la mia famiglia perché ci tengo molto. Mi hanno insegnato educazione, quindi se oggi sono qui è anche grazie a loro. Quindi ci tenevo nel momento in cui ho firmato diciamo, per me era un motivo di orgoglio anche portare mia madre, perché comunque so che ha fatto tanti sacrifici per me, quindi mi sembrava una cosa bella da fare, infatti è stata molto felice e credo che questa cosa non se la dimenticherà mai. Tornando al campo invece la tua intesa con Gym City, davvero una coppia solida, siete entrambi nel gioco aereo e vi state prendendo Sì, io credo di giocare con dei centrali, alcuni dei centrali più forti della categoria come Gidai, Gym City, Migliorini. Tutti, cioè, veramente ci aiutiamo a vicenda, comunque anche Gonzales è un centrale, quindi mi danno molti consigli. Io che sono, tra virgolette, uno dei più giovani, insieme alla IOC, diciamo che ci stiamo aiutando molto per migliorare, soprattutto perché davanti a noi c'è una carriera da fare di molti anni, quindi dobbiamo prendere esempio diciamo, dai più vecchi perché ci possono lasciare delle grandi cose. So che qui, cioè, ci sono le persone giuste per migliorare e per far bene non solo quest'anno, ma anche altri anni. Come si cambia il massimo di trasferta?
Ma sicuramente ci serve qualcosa in più che finora non abbiamo dato. Io credo che al di là della parte tecnica, della parte tattica, ci vuole qualcosa in più che secondo me abbiamo dato a Carpi, cioè la cattiveria, la volontà di aiutarci uno con l'altro. Poi al di là delle prestazioni, perché comunque ci vuol poco per fare secondo me un risultato. Cioè basta aiutarsi uno con l'altro, spronarsi, poi comunque le occasioni ci saranno da entrambe le parti sicuramente, perché però dobbiamo reagire al meglio, dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capiteranno, gli episodi, e sicuramente credo che così potremo, diciamo, rialzare la testa anche fuori casa. Sicuramente D'Angelo ha detto una cosa giusta, perché le pressioni c'erano, perché come era normale che sia, venivamo da, diciamo, da due o tre risultati non positivissimi, poi avevamo perso in casa col Frosinone, quindi avevamo voglia di scartarci in casa. Poi vabbè, diciamo che lui è sempre quello che ci mette un po' di più la faccia, perché è il nostro capitano e ci deve rappresentare, quindi lo capisco e so che magari vorrei anche io mettermi al suo posto, perché comunque non è una situazione facile anche per lui. Però credo che ha reagito alla grande, ha dato un grandissimo esempio alla squadra, anche al di là del gol, ma ha fatto una prestazione stupenda. Poi sul Toscano dico che, vabbè, normale, ora ci manca, perché comunque è lui che ci dava la carica giusta, però anche gli altri mister ci stanno facendo preparare bene queste partite. Per me il mio rapporto è sempre stato ottimo, cioè c'è sempre stata grande comunicazione tra noi, perché come fa un po' con tutti, lui è uno che vuole capire più o meno la situazione di ognuno, anche se magari se sta un po' difficile, sa che non gioca. Però questa cosa mi fa molto piacere, perché comunque aiuta a crescere, al di là del campo, ma proprio come rapporto umano. Quindi spero che tornerà presto e ci darà la carica giusta per affrontare questo finale fino a dicembre.